Buongiorno parfumaniache, buongiorno parfumaniaci. Oggi finalmente è una giornata un po' più calda delle precedenti. Basta, non ne vogliamo più d'inverno, ne abbiamo a sufficienza. Che cosa vediamo oggi? Ve lo dico tra pochissimo. Io sono Raffaella e questo è Parfumaniache. Innanzitutto mi scuso per la voce, perché sono super allergica e ogni mattina mi prendo una bella dose di antistaminico per, come dire, tirare la giornata. Oggi vorrei vedere con voi alcuni profumi che fanno subito primavera anche solo guardandoli. Perché? Perché hanno delle colorazioni, hanno delle sfumature nella confezione, nella boccetta, che urlano primavera e sono perfetti per questa stagione, soprattutto per una giornata come quella di oggi, che comunque sembra essere un po' più calda, indipendentemente dal giorno in cui verrà naturalmente messo live questo video. Vorrei iniziare con una fragranza di un brand francese, un brand di lingerie. Questo è il carinissimo Cosmic di Agent Provocateur, che arriva in questa confezione che io ho voluto tenere lilla con le stelline, i pois colorati, deliziosa, e anche la boccetta è veramente molto molto carina. È in vetro, sempre lilla, con le stelline fucsia e questo nastro, diciamo dorato o comunque dorato opaco. La fragranza è una fragranza secondo me ideale per questo periodo, che in qualche modo si è ispirata alle precedenti creazioni sul filone di Baccarat Rouge e qui naturalmente vuole ispirarsi in maniera sicuramente meno incisiva, ma altrettanto piacevole e soprattutto a un prezzo davvero davvero interessante. Innanzitutto, questa è una fragranza del gruppo floreale fruttato da donna ed è stato lanciato nel 2018. Vi dico subito cosa abbiamo in questa creazione. Abbiamo in apertura il mojito, il rabarbaro, la pera. Nel centro troviamo la peonia, il gelsomino sambac, a scendere l'orchidea vaniglia e il legno di cedro. Quello che ne viene fuori è appunto una fragranza fresca, ma non troppo, perché comunque ha una parte molto sensuale, una parte morbida, una parte dolce. Io sinceramente la nota di mojito non la sento, sarà che sono anche un po' intasata a livello di olfatto. In questa fragranza ho una presenza sicuramente di frutti, di fiori non bianchi e una parte anche più vanigliata, che deve essere data appunto dall'orchidea vaniglia. Come vi dicevo, è una fragranza che orbita nel mondo di Baccarat Rouge, infatti volendo potrebbe essere un unisex, anche se è più tendente al femminile. Può ricordare anche i vari Burberry creati negli ultimi 2 anni, ma è più leggero, è meno presente rispetto a quelle creazioni. Quindi mi sento di indicarlo per questo periodo e tra l'altro è delizioso. Questo è Agent Provocateur Cosmic. Passiamo ad un'altra creazione che io pensavo fosse un brand americano, invece è un brand filippino. Qui abbiamo Bench for Her, che è un marchio molto diffuso in Gran Bretagna. Questa fragranza è una fragranza che ne ricorda immediatamente un'altra, molto molto vicina,
a, vogliamo dire, un quarto del prezzo, perlomeno la base. Deliziosa, assolutamente inaspettata. Allora, innanzitutto, questa è una fragranza del gruppo floreale fruttato Gourmand da Dorn ed è stato lanciato nel 2017. Se vi dico l'apertura, automaticamente fate il collegamento. L'apertura è arancia amara, poi a scendere abbiamo la rosa, il gelsomino. Nelle note di fondo troviamo la mandorla, lo zucchero, la vaniglia, il muschio, il patchouli e il sandalo. Visto che, diciamo, il parente o comunque il fratello un po' più famoso è un profumo che comunque costa parecchio e dura pochissimo, io vi suggerisco di provare questo, perché comunque ci va molto molto vicino. È assolutamente molto molto simile a Poison Girl di Dior. Questa arancia amara assolutamente contraddistingue e sottolinea il carattere di quella profumazione e di questa. Qui abbiamo appunto un'arancia amara con un contorno di zucchero, vaniglia, lievemente muschiata la fragranza, ma non troppo, e una presenza lievissima di fiori. Se vi piace Poison Girl, sicuramente Bench for Her potrebbe essere l'alternativa, visto che comunque la durata più o meno è quella, e questo costa intorno ai 15 euro, non 40. Questo è Bench for Her di Bench. Passiamo ad un'altra creazione di un brand francese che voi sapete mi piace molto, ed è Pascal Morabito o Morabito. Qui abbiamo la creazione della linea dedicata a Parigi, infatti vedete anche sulla confezione riportato, ed è Parisian Dream, cioè sogno parigino. Poi la boccetta si presenta come le altre, io ne ho anche un altro che amo la follia, e il cap riporta appunto anche la Tour Eiffel, satinata, molto molto carina. Qui abbiamo una creazione che a me piace molto, peccato che duri pochissimo sulla pelle. È una fragranza del gruppo floreale fruttato Gourmand da Dorn e si sviluppa su peperosa, tangerino, ananas, caramello, gelsomino, fiore d'arancio, vaniglia, muschio e ambra sul fondo. Quello che ne viene fuori è una fragranza sicuramente dolce, ma non stucchevole. Non è un dolce da inverno, non è un dolce da freddo. Magari potrebbe essere indicato per l'autunno. Abbiamo una parte lievemente speziata, una parte più muschiata, poudré, e le spezie qua, le uniche spezie che vedo sono quelle date dal pepe rosa. Il resto è frutta caramellata. Questo incontro tra il tangerino e l'ananas su un fondo muschiato e vanigliato. Naturalmente ricordatevi sempre la presenza del caramello. L'ambra va a rafforzare quello che è il, come dire, l'essenza di questo profumo, perché si sente, si percepisce, e ne viene fuori un fruttato appunto caramellato, ma non eccessivo, nello zucchero, che comunque è così interrotto dalla presenza di altri elementi, dalla presenza di alcune spezie. Ma non immaginatevi delle spezie orientali, immaginatevi delle spezie meno così, meno di carattere, se vogliamo. Non immaginatevi una noce moscata, non immaginatevi una cannella. Anzi, al naso si ha quasi un sentore mandorlato, molto strano. Questo è Parisian Dream di Pascal Morabito.
Passiamo ad un'altra creazione che voi sapete piacermi molto. Io ce l'ho nella sua edizione limitata. Qua abbiamo Kill the World, l'eau de toilette, che è la, come dire, è la somma, è l'espressione tipica del carattere della Maison Kenzo. Questa è una creazione del gruppo floreale fruttato da donna del 2018 ed è stata studiata da Frances Courtishan e Maya Lernot. Qui abbiamo una creazione che prevede, allora, in testa la pera, il bergamotto, a scendere la peonia, il fior di mandorlo, la rosa. Sul fondo troviamo il rizoma di iris, il muschio bianco, la violetta, la vaniglia, Iso e Super e il sandalo. Quando dico che questo profumo ha veramente il carattere di Kenzo è perché effettivamente è immediatamente riconoscibile. È una carezza fiorita, sì, però poi assume quel carattere pulito, terso, leggermente polveroso, quasi di altri tempi, con un fondo, o comunque non un fondo, perché alla fine, scusate il gioco di parole, è la testa, però ha questa presenza lievemente fruttata, ma quello che ne viene fuori è appunto una creazione sicuramente polverosa, e la presenza della violetta qui c'è, e molto morbida, molto da potrebbe essere per darvi l'idea dell'intensità, della morbidezza, un ammorbidente di lusso, perché ha in sé qualche cosa di saponoso. È veramente una creazione perfetta per la primavera. Vi suggerisco di andarla a provare. Tra l'altro la trovate in 3 declinazioni, e adesso Kenzo ha fatto una linea, credo che sia una sorta di collezione privata, molto molto interessante. Infatti mi interessano almeno 2 creazioni di questa nuova linea, andate a vederla su Fragrantica, davvero molto interessante. Questa invece è Kenzo World, l'eau de toilette. Come vedete, i colori che ho voluto così tirar fuori e che mi hanno subito immediatamente gridato, urlato primavera, sono molto molto distanti tra loro, se vogliamo, perché si può trovare il gourmand, il floreale fruttato, insomma hanno approcci veramente diversi, e li trovate tutti a prezzi assolutamente molto molto contenuti, perché forse il più caro è Kenzo, e lo trovate nella versione, diciamo, da 50 ml intorno ai 40 euro, quindi assolutamente abbordabile. Fatemi sapere se conoscete queste creazioni, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like al video, azionare la campanella, e ci vediamo sempre prestissimo con altri profumi tutti da scoprire. Ciao!